Buongiorno a tutti, mio nome è Marco Tencaticorino, sono uno degli extra project di Residenze Erranti e in questo breve video vi presenterò il mio progetto. Quello che mi ha spinto a perseguire un progetto di questo tipo è la mia ispirazione a lavorare con la musica da camera e in particolare a valorizzarne naturalmente il repertorio con chitarra. Infatti, almeno secondo la mia esperienza, nel panorama dei festival e nelle stagioni musicali cameristiche spesso non viene incluso il nostro strumento, nonostante esista un repertorio molto vasto e in parte ancora inesplorato. Quello che mi può aiutare a inserirmi in questo mondo è senz'altro avere una formazione stabile e collaborativa. Per questa idea di progetto ho scelto quindi di specializzarmi nella musica per quintetto con chitarra, perché credo che questo organico abbia un repertorio che ancora non è molto suonato, è originale e senz'altro offre tanta varietà nelle estetiche e nei secoli. La strada che ho deciso di intraprendere per questo progetto, quindi sulla scia di Castelnuovo Tedesco e del suo quintetto per chitarra, Opera 143, che forse è l'opera più famosa per questo tipo di organico. È un programma che è frutto della selezione di tre autori d'oltreoceano di impostazione neoromantica, operanti dalla seconda metà del Novecento in poi. Il primo autore è Carlos Guastavino, compositore argentino nato a Santa Fe nel 1912. Quello che vorrei inserire nel programma è il suo quintetto del 65. Come già detto, la sua impostazione è fortemente neoromantica e sicuramente contrapposta all'avanguardia musicale di quegli anni, di cui uno degli esponenti era sicuramente Gina Stera. Il secondo compositore è Albert Harris, nato nel 1916 a Londra, trasferitosi poi nel 1938 in America, dove studierà sia a Los Angeles che a New York composizione e direzione. Lavorerà poi come compositore per musica da film, in particolare per l'azienda cinematografica Quinn Martin Productions, per diversi decenni. Di lui abbiamo Il Concertino di California, pubblicato nel 1993, e un'opera che gli valse la vittoria al National Composers Award di Los Angeles. Il terzo è Samuel Zeman, compositore ancora vivente, nato in Messico nel 1956. Di lui abbiamo un quintetto in due movimenti commissionatogli dal chitarrista Robert Limoli. Durante l'anno passato, nei diversi weekend di lezione tra Milano e Padova, ho lavorato uno dei tre quintetti che ho citato, e cioè quello di Carlos Guastavino.